là, bella gente! Sono Paco! Siccome quel brutto idiota di Zeffo se l'è dimenticato, ve lo dico io. Abbiamo finalmente iniziato a caricare i video sul secondo canale, che useremo per video un po' più seri, ma sempre secondo il nostro stile. E se vi va, trovate il link in descrizione. Sciagare, vi lascio con l'ultima puntata di Pokémon Cristallo. Andiamo avanti con le nostre mirabolanti avventure. Caspio, non ho flash, mannaggia. Spero che qualcuno possa impararlo. Dammi 2 secondi, Aspetta. Flash. Ecco, sì. Grazie, No, RNG. tutti incapaci, che palle. Boato. Sì. Vediamo. Deposita grr, perché è quello più debole, quindi ritiriamo. Dimmi che Electrode può imparare. Flash? Sì, puoi impararlo, tranquillo. Beh, andiamo. Allora, adesso Sì, però comincio. lui lo metto dietro. Adesso comincio a leggere le domande. Dai, Madonna, ma che encounter ci sono Non sullo ne ho smartphone? idea. Allora, cominciamo con le domande. La Oh, Game Watch. l'Arbitar! Ehi, Però non lo prendo. stavo parlando. Ecco. La Game Warlust ci chiede: cosa ne pensate dei gatti da 1 ad Avon? Avon. Contando che Avon odia a morte i gatti, penso che Avon sia il livello meno 1000. E visto che a noi Ah, piacciono, gli ok. diamo uno? Sì. D'accordo. Oddio, Poi, che bello questo mapping. questa qua è per te invece, di Marco Tosoni, che chiede: Zeffo, hai superato il trauma di Smeraldo Distorto? Se riportate di nuovo alla luce quella cosa, io giuro che vi spacco la faccia. Penso sia un no. Poi, Darky701 chiede: come ci starebbe Belial come presidente del consiglio? Sicuramente farebbe un lavoro migliore di tutti. Oh mio Dio. Lorenzo Checcacci scrive: cosa ne pensate di Rosso Fuoco e Verde Foglia? Che sono dei buoni remake. Sì, la parte del setipelago in particolare mi è piaciuta. E almeno aggiungi un post game che effettivamente dura quell'attimino in più. Emilio il Figo chiede: ma è Rubino Zaffiro, Kyogre, l'Ariano e Grodon e lo Zingaro o mi sbaglio? Credo che sia al contrario. Esatto. Caterina Ciulla ci scrive: ma Tapu Koko è bello figo. Beh, contando che lui no paga fitto, no paga fitto e no fa opraio, no faccio opraio. E penso di sì, effettivamente, perché i Tapu non pagano l'affitto. C'è anche suo cugino, però è spagnolo, Tapu Bulu, la corrida. Red From Canto chiede: avete mai fatto Shiny Hunting? Mi ha sempre fatto cagare quella cosa. No, Più che altro ci hanno invitato, non so, a Mad Phoenix ad esempio, per seguirli, mentre... no, no, lui è Pokécraft 99. Ti ammazza, lo sai. Non me ne frega niente. Vabbè, contento tu. Giuseppina Moscato chiede: Paco, sposeresti un tuo clone? No, perché faccio schifo e non voglio sposare lo schifo. Zeffo, perché non parli con la zeppola? Zeffo.exe ha smesso di funzionare. Va bene. Poi, GoldFox98 chiede: nome di vento avro preferito? Prego lei. Penso Narancia. formaggio. Allora, poi, Alex Oliveox: Pokémon che vi piace di meno? Cresselia, l'ho mai detto? Darkrai. Mirvo ci chiede, anzi, due domande di Mirvo, mio Dio, aspetta, La prima è: vi dispiace se cambio Propic? A Demon Ok. Belial, con gli occhiali 8-bit. No, tienila che è bellissima. Seconda domanda: dove posso scaricare Gina e il cristallo fatto degli amici? Boh. Non me lo ricordo. Non ho nemmeno io il download perché il gioco non è mio, è di Gina, appunto. E non lo so. Dipende se lo voglia rendere pubblico o meno. Simone Olla, cosa ne pensate della serie di Inazuma Eleven? Non ci ho mai giocato. Nemmeno io, non ho neanche visto Non, sì, l'anime. non mi interessa neanche. Non mi ha mai intrigato. Maverick Blast chiede: domanda bella.
La OST di sottofondo che usate per questi episodi si chiama No Cure For di Fire Emblem Fates. Poi ci chiede anche una domanda brutta. Esiste un'hack fatta oggettivamente bene, ma che non vi ha preso più di tanto? Sì, Light Platinum. Idem. Poi, Gabri94Vita chiede: è più inquietante una prossima hack di Axpons o il video di Crew89 quella volta che cagai da Dario Moccia? Di sicuro non vorrei pensare se si fondessero insieme. Poi, di nuovo Giuseppina Moscato chiede: Paco, sei un uomo triste, perché depositi lo starter nel box e uccidi Snorlax? Perché fa schifo Cicorita. Esatto, e poi perché sono un uomo triste. Poi, Andrea Nicolai che non muore mai. Ma Fire Emblem Heroes uscirà anche per Microsoft? Vero Paco? Affanculo! Intendi per Windows Phone? No, Windows Phone non esiste. È un miraggio creato dal governo russo. Ecco. Poi, ultima domanda. Garchomp Jijinka, o Garbodor Jijinka ormai abbonato, chiede: due domande. Carta di Yu-Gi-Oh preferita? Dai Cyber Drago. Gastos Freeze. Seconda domanda. Perché odiate Pokémon Rubino e Zaffiro? Perché fanno schifo. Allora, hanno una regione che ha troppa acqua. E no, non è un meme, ha veramente troppa acqua quella regione. Praticamente la seconda metà del gioco è acqua. Non posso descrivere in altro modo. Poi, è vero, favorisce un po' l'esplorazione, vuoi con i Rage, vuoi con altro, ma non riesco a farmela piacere. Nel senso, nella mia categoria e nella media. Cioè, oddio, fino a prima di Forestopoli ancora mi piace. Poi dopo. E diciamo che Rubino, Omega, Zaffiro, Alpha ci hanno solo Fanno fatto ancora più peggiorare. schifo, Esatto, ci hanno esatto. solo fatto peggiorare il nostro giudizio, sinceramente. Però vabbè, questo è Poi vabbè, quanto. c'entra anche il fatto che ogni cazzo di hack sia una la copia dell'altra e quindi tutte uguali a Rubino e Zaffiro. Anche Vero? quello lì è in parte, però. E le domande sono finite. Se ci sei, Bene, sfidiamo possiamo Rosso, pronti via, cominciare. ciao Via. cuore. Buongiorno. Muori, muori. Espion. Vai! Ce l'ho morso. Aia, aia. Vai, Delard! Oh Ah, però no. sono stupido e l'ho lasciato contro Venusaur. Snorlax, con chi lo tiro giù adesso? Ah, giusto con. Ah. Blastoise, lo devo tirare giù con Dragonite. Cazzo. Cioè, io devo giocare con 5 Pokémon perché mi serviva Flash, no? È importante Flash nella vita. Oh beh, visto che l'ha messa anche come MT, sicuramente sarà importante. Oi, fai tuono. Ma porca puttana. Vai, Blards. Cazzo, che palle. Non c'è un revitalizzante Max? Sì. Vaffanculo. Vai Utopia. Non gli fai niente. Dov'è Dragonite? E anche Vai Venusaur è andato. via! Mulinello con Blastoise, scusi. C'è quello Snorlax che non muore. Ho fatto due contatori con Wobbuffet ed è morto. Magnifico. Ho Ce l'ho vinto. fatta, ho Ho vinto. vinto, ciao. Yeah, finito il gioco! E adesso cosa facciamo? Schifo. Fifissimo. Bella lì. Vabbè, niente, ci vediamo al prossimo Let's Play. Mai. Ma adesso cos'è che facciamo per le domande, Paco? Quelle che fate adesso le teniamo per la prima puntata dell'altro. Ok. Bene. Ciao. Ciao!